questa manifestazione è stata preparata veramente nel giro di 7 giorni. E 2 giorni fa ho telefonato a Sabina Guzzanti, non l'avevo mai incontrata, la conoscevo ovviamente come la conosciamo tutti e come la apprezziamo tutti, ma non l'avevo mai incontrata. Gli ho chiesto di venire a darci un saluto, mi ha detto che non avrebbe potuto fare una cosa molto lunga perché sta preparando un film sulla trattativa, tramite il quale abbiamo saputo tante cose dell'Aquila, tanta gente che non sa, che non conosce, sa far qualcosa su questa trattativa attraverso questo film di Sabina. Ecco, Sabina è venuta solo a darci un saluto e nient'altro, ma io credo che di questo saluto la dobbiamo veramente ringraziare e per questo la abbiamo. Grazie. Grazie Ciccio, davvero per il passaggio a questo appunto lavorando un po' tanto e non posso aggiungere nulla a quello che hanno già detto il Travaglio, Panellaro, quello che dirà Marcolino, quello che ha detto Salvatore Borsellino, insomma ho studiato ma ne sanno molto più loro, sono sicuramente d'accordo con il fatto che il Presidente della Repubblica non possa difendere e mettersi in mezzo in un'indagine, ma soprattutto penso che questa manifestazione sia importante nel caso in cui questa vicenda dovesse venire strumentalizzata per ostacolare il processo sulla trattativa, che invece noi speriamo che si faccia, che finisca anche e che si concluda con una sentenza decente, cosa che in effetti non capita mai in questo paese, però una volta tanto una sentenza anche vagamente verosimile ed equa sarebbe interessante, una sentenza storica, perché appunto quest'idea che questo sia un processo che forse sarebbe più adatto per scrivere un libro di storia o per scrivere un film, mi sembra abbastanza adatto effettivamente, ma anche se i processi dovessero servire a chiarire dei pezzi di storia, secondo me sarebbe anche un utilizzo più interessante, laico e democratico del tribunale, perché penso che appunto sia più importante che in tribunale si stabilisca la verità piuttosto che si mandi della gente in galera, che onestamente non è che almeno dà tutta questa soddisfazione. E poi appunto se si dovessero mandare le persone in galera per la trattativa, per quello che ho capito dovrebbe andare in galera mezzo Stato italiano, quindi alla fine che si mandi in galera simbolicamente 2 o 3 è una magra soddisfazione, invece che si ricostruisca un pezzo della nostra storia e che arriva appunto al colpo di Stato bianco di Berlusconi, di cui abbiamo sofferto le conseguenze per tanto tempo e di cui ancora le soffriamo, questo penso che sarebbe che ci appagherebbe un po' di tutto quello che abbiamo sofferto e di tutte le ingiustizie e brutture che abbiamo dovuto inghiottire in questi anni. Arrivederci, grazie a voi per essere sempre presenti. Grazie. Ringraziamo Sabina e aspettiamo con ansia il suo film, perché come ci ha detto tante cose, ci ha fatto conoscere tante cose sull'Aquila, sicuramente per questo aspettiamo con ansia il suo film sulla trattativa. A questo incontro io non ho voluto invitare dei magistrati, ho voluto invitare dei magistrati per evitare che succeda quella cosa vergognosa che è successa il 19 luglio, quando Scarpinato ha letto una lettera a Paolo Borsellino ed è per questo è stato aperto contro di lui un provvedimento disciplinare ed è stato deferito al CSM, e questo soltanto allo scopo di tagliargli la strada a che potesse diventare procuratore generale a Palermo. Quindi non abbiamo voluto invitare i magistrati per evitare che poi vengano accusati di mischiarsi a dei pazzi come noi, a dei rivoluzionari come noi, a della gente che si ostina, e non possono essere che dei pazzi nel nostro paese, a cercare verità e a cercare giustizia. Ma c'è stato un magistrato, Ardita, che ha voluto inviarci una lettera, che adesso verrà letto da Marco Bertelli, uno dei miei più fidati collaboratori. Ha detto che era necessario che questa
che ci fosse in qualche maniera anche la presenza, attraverso una lettera, la sua presenza. Ardita è un magistrato attraverso il quale sono venute fuori tante verità su quella, il risultato di quella trattativa, su quel 41 bis che costituiva uno dei prezzi della trattativa, di questa infame, di questa scellerata trattativa tra Stato e antistato. Ecco, grazie. Come vi accennava Salvatore, ecco, all'interno della magistratura c'è un dibattito molto vivo sull'inchiesta sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. E all'interno delle mailing list dei magistrati c'è stato uno scambio di mailing list molto acceso, veramente vivo, soprattutto dopo le dimissioni di Nino Di Matteo, sostituto procuratore a Palermo, e Vittorio Teresi, procuratore aggiunto. Forse alcuni di voi sapranno, molti di voi avete letto, i due magistrati si sono dimessi pochi giorni fa dai ruoli direttivi che ricoprivano all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché hanno ritenuto che dopo la pronuncia della sentenza della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato da Napolitano, hanno ritenuto che l'Associazione Nazionale Magistrati non abbia speso una sola parola in loro difesa, come effettivamente è stato. E loro ritenevano che sarebbe stato giusto da parte dell'ANM esprimersi in loro difesa, perché sono convinti di aver agito in piena legittimità e nel pieno rispetto della legge. E dopo le loro dimissioni, appunto, nelle mailing list dei vari gruppi della magistratura c'è stato uno scambio veramente forte di mail tra chi apprezzava la decisione di Di Matteo e di Teresi di dimettersi e chi invece li criticava pesantemente, sia per la loro decisione di dimettersi, sia per il loro modo di vivere la professione di magistrato sostanzialmente. C'è stato addirittura chi, tra i magistrati che scrivono su queste mailing list, ha definito l'atteggiamento di Nino Di Matteo come voler fare una tragedia, con tutta l'accezione, diciamo, siciliana che viene data al termine tragedia. Cioè, sostanzialmente, Nino Di Matteo, con la decisione di dimettersi, avrebbe voluto un po' pavoneggiarsi, darsi delle arie. E noi appunto abbiamo avuto la possibilità, questa lettera non è una lettera che abbiamo ricevuto direttamente da Ardita, abbiamo avuto però la possibilità di leggere questi scambi di mail e abbiamo ritenuto giusto leggere la risposta che Sebastiano Ardita ha scritto in risposta a questo collega che aveva definito la decisione di Nino Di Matteo tragediare. Le tue dimissioni sono state un tragediare. Ti vuoi mettere al centro dell'attenzione. Sebastiano Ardita ha risposto con queste parole: la tragedia. In una materia così complessa come la questione Palermo, nella nostra lista, in riferimento alla mailing list, è stata evocata la tragedia. Lo si è fatto per paradosso. E mai invece espressione mi sembra più calzante. La tragedia è innanzitutto nei fatti che fanno da cornice al processo, nel sangue delle vittime, nei bambini morti ai georgofili, nel sacrificio dei nostri colleghi e delle loro scorte. La tragedia è anche un genere letterario, utilizzato per sopperire alla carenza di comunicazione, che nel mondo ellenico era legata soltanto ai mezzi, e ai nostri tempi alla mancanza di umiltà che ci rende sordi alle ragioni degli altri. Un genere che consente di guardare dentro al dolore dei protagonisti, del quale non comprendiamo l'origine, ma di cui conosciamo solo la capacità di tramandarsi. E allora ne attribuiamo la causa alla ubris, una colpa che prescinde dalle nostre azioni, che ci rende responsabili solo per la discendenza, per l'appartenenza ad un mondo ideale, ad un luogo, ad una categoria di uomini. La tragedia sta nella difficoltà di comunicare e di essere compresi, nella impossibilità di rendere visibile agli altri ciò che si sta vivendo. La tragedia e la difficoltà di spiegare che per quella ricerca della verità che ruota attorno alla morte di chi ti è stato padre e lo è stato per tutta la magistratura,
scommetteresti la tua professione perché altri che tu amavi hanno sacrificato la propria vita. La tragedia è che sai bene che il processo è difficile e tu prima degli altri comprendi che l'esito potrà non essere quello che auspichi e immagini già tutto quello che ne conseguirà, ma comunque non ti tiri indietro, perché sai anche che se non la cercherai tu, quella verità rimarrà sepolta. La tragedia è che sai perfettamente che 20 anni fa, quando i corleonesi comandavano a Palermo, indagare sui rapporti tra la mafia e lo Stato significava essere condannati a morte, con sentenza da eseguire alla prima occasione, anche dopo 10 anni. E adesso non sai cosa ti succederà. Puoi solo sperare che quella regola non valga più, ma non puoi essere tu a denunciarlo, perché sei il diretto interessato e nessun altro lo dice. La tragedia è anche una falsa rappresentazione della realtà, che spesso consiste in insinuazioni, in accuse larvate, e dalla quale con difficoltà ci si riesce a difendere. La tragedia è sapere che hai fatto solo il tuo dovere, che hai applicato la legge, che hai operato con correttezza rispettando le istituzioni e ti accusano di aver tentato di ricattare il Presidente della Repubblica. La tragedia è sapere che quello che è successo a te potrebbe succedere ad ognuno dei tuoi colleghi e non avere la solidarietà incondizionata di ciascuno di essi. La tragedia è essere costretti a commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme a tanti che da vivi li detestavano e facevano loro la guerra, ed anche oggi nel loro nome fanno la guerra che sostiene le loro idee. La tragedia è che la tua difesa e quella dei tuoi colleghi è politicamente inopportuna e fa perdere consenso a tutti quelli che la vogliono sostenere nella magistratura e nella politica. La tragedia in questo caso è l'origine di tutto, è la causa e la conseguenza di ciò che è accaduto, è un sacrificio morale che si perpetua ed una condanna che cade su chi raccoglie un'eredità. Sebastiano Ardita. Mauro Senesi, lo conosciamo tutti come Mauro, attraverso le sue vignette, attraverso i suoi disegni, riesce a ferire e a colpire più delle parole. Oggi ci porterà soltanto le sue parole, ma io credo che avranno lo stesso effetto dei suoi disegni. Grazie. Saranno poche parole, però le parole sono importanti. Qualcuno, riguardo alla stagione, cosiddetta stagione della trattativa, a tutto quello che è accaduto in questo paese, ha detto che non sono i magistrati che devono trovare la verità, che ormai sono gli storici, perché questo è il passato, è il trascorso, va delegato alla storia. Eh no, perché la storia, per essere storia, ha bisogno di parole, e ha bisogno di parole di verità. La storia è tempo, ma senza la verità il tempo si ferma. Il tempo è fermo, il nostro tempo è fermo a quel giorno in via D'Amelio, e quel tempo non si sposterà per le lancette degli orologi che vanno avanti, non si sposterà per i fogli di calendario che sfogliamo ogni giorno, perché finché quella cosa che è la verità e che è il motore della storia non tracimerà, non ci farà conoscere non solo dove siamo, ma chi siamo. Io voglio sapere chi sono, lo voglio sapere come italiano, lo voglio sapere come cittadino, lo voglio sapere come essere umano. Io voglio sapere se sono complice o non sono complice, e soltanto la ricerca della verità accanita, quella dei magistrati ma anche quella di tutti noi che siamo qui oggi, quella di Salvatore, quella di tutte le persone che sono state colpite nel vivo dalla violenza mafiosa, ma anche di tutti noi
perché anche noi siamo colpiti nel vivo. Non possiamo non essere colpiti nel vivo, non possiamo guardarci allo specchio e non chiederci in quale paese sto vivendo. Sto vivendo in un paese la cui storia si muove, la cui storia cresce, perché il tempo è crescita, e quindi è crescita di coscienza civile, è crescita di passione, è crescita di volontà. I nostri figli crescono e i nostri figli hanno il diritto ad avere il loro tempo, e la radice del loro tempo sta nella nostra verità, nella verità che dobbiamo dargli, perché sennò questa radice si secca, si asciuga. E allora, andando molto rapidamente alla questione delle intercettazioni, non lo sappiamo che parole c'erano in queste intercettazioni, probabilmente verranno distrutte, però quello che sappiamo è che delle parole c'erano, e quello che sappiamo, e lo sappiamo con certezza, è che quando si distruggono le parole si crea il silenzio. Ecco, c'è una definizione molto precisa di silenzio: omertà. Il silenzio è omertà. Quando la mafia ancora determina l'economia, la politica, la convivenza incivile, direi, in questo paese, come è incivile anche soltanto l'ipotesi di poter trattare con la mafia, ebbene, può determinare e continuare a determinare questo, ed è quello che la storia è ferma, proprio perché la mafia si alimenta del silenzio. Beh, adesso abbiamo un silenzio pesantissimo, pesantissimo, perché c'è il silenzio di chi ha paura, c'è il silenzio terribile di chi non parla perché non sa, il silenzio di tanti ragazzi che non sanno e che vogliamo, che qualcuno vuole condannare al silenzio, togliendogli la possibilità di sapere. E adesso abbiamo, non è una novità purtroppo, anche il silenzio di Stato, il silenzio istituzionale, che si ammanta di motivi giuridici, di diritto. Mamma mia, che bestemmia parlare di diritto, parlare di diritto. Ma quale diritto? C'è un diritto fondamentale, che è il diritto di tutti noi, il diritto di sapere. Il diritto di sapere, questo diritto non lo può negare nessuno, neanche la più alta carica dello Stato non lo può negare. E allora, per salutarvi, mi venivano in mente, ascoltando gli altri interventi, stavo pensando al Presidente, e mi veniva in mente una canzone, anzi una poesia di Bressan, che, se non sbaglio, si intitola Il disertore. Protagonista di questa poesia, in Francia si trova un presidente che lo vuole mandare a fare la guerra, e allora lui scrive una lettera al presidente e gli dice: Monsieur President, signor presidente, io diserto, io chiudo la porta, io me ne vado. Ecco, a differenza del protagonista di questa poesia, per quello che conta, io vorrei dire al Presidente: non diserto, non chiudo la porta, non ci sarà diserzione di parole, non ci sarà diserzione neanche di quei giovani che non sanno, e non ci saranno piazze deserte finché non ci sarà la verità. Grazie. C'è una artista nel nostro paese, si chiama Fiorella Mannoia, che è riduttivo dire che sia soltanto una cantante, perché
è impegnata nelle lotte civili e oggi avrebbe voluto essere insieme a noi, ma anche lei l'ho avvertita soltanto 3 giorni fa che aveva degli impegni, doveva andare addirittura fuori dall'Italia, per cui non è potuta venire, però ha fatto di tutto per esserci in ogni maniera, esserci lo stesso. Ci ha mandato un video che io ho scaricato un'ora fa, 2 ore fa, mi sotto la pioggia da internet, su una chiavetta che mi è stata prestata da qualcuno, sono riuscito a scaricarla e per fortuna siamo riusciti a adesso a vedere questo video. Forse in tutto questo lavoro qualche cosa non è andato per il giusto verso, forse ci sarà qualche interruzione del video, ma io credo che valga sicuramente la pena di vederla e di ringraziare la nostra Mirella per questo. Però non volevo, non potevo e non volevo mancare a questo appuntamento sulla legalità, perché Dio sa se ne abbiamo bisogno. Avevo pensato anche a che cosa dire, ma credo che mi è capitata questa fiaba e questa filastrocca di Gianni Rodari. C'era una volta là, dalle parti di chissà, il paese dei bugiardi. In quel paese nessuno diceva la verità. Non chiamavano con il suo nome nemmeno la cicoria. La bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole c'era subito uno pronto a dire: che bel tramonto! Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si lagnava la gente: oi boh, che notte bruna, non ci si vede niente. Se ridevi ti compativano: poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male. Se piangevi: che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere i milioni nella testa, si capivano lo stesso. Un giorno in quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mai letto e senza tanti riguardi se ne andava intorno chiamando giorno e giorno e pera. Contrariamente a quanto mi aspettavo, non c'è stata nessuna interruzione, quindi ringraziamo Fiorella per il suo contributo. Adesso dopo Fiorella, Sandra Murri, una giornalista che è stata lei a portarci qui Fiorella, di questo la ringraziamo veramente. Allora, io sono un po' vecchina, per cui mi emoziono, come tutte le persone anziane. E quindi ho scritto 2 cose velocissime e allora le leggo. Quante volte in questi anni mi sono tornate in mente le parole di Ninetta Bagarella in Ruina, come dire, sangue blu della mafia. A conclusione dell'intervista, dopo l'arresto di suo marito, mi disse: vedrà, con il tempo scoprirà che non siamo i peggiori. È una provocazione che ha i suoi perché. Credo infatti che uomini delle istituzioni che non ricordano, o che ricordano dopo 20 anni, o che ricordano male, e ancora godono di credibilità e di rispetto, tanto da essere considerati interlocutori, di fronte a mafiosi, che almeno pagano con il carcere a vita la loro mafiosità, non ci sia gara. Borsellino diceva che non sono gli uomini a fare le istituzioni restano. Dunque, criticare quegli uomini che non le onorano è un dovere morale di ognuno di noi. Così come dobbiamo smetterla di delegare, di subire, dobbiamo diventare artefici del nostro destino, della nostra vita. Dobbiamo pretendere e smettere di accontentarci. Contemporaneamente, oggi, in queste ore, a Taranto, si sta svolgendo una grande manifestazione, pensate un po' come siamo ridotti, di sostegno alla magistratura che applica la legge all'infa, causa di malattie, morte e dolore, e viene delegittimata da chi, come il governo, dovrebbe essere al suo fianco e non fare leggi per proteggere chi la legge la infrange e si dichiara latitante per sfuggire alla giustizia, mentre un governo dovrebbe impegnarsi a ricercare una soluzione che tuteli certo il diritto al lavoro, ma prima ancora alla salute degli operai e dei cittadini. Un abbraccio con il cuore che credo di poter inviare a nome di tutti voi. Attorno a me tante persone agiscono, si muovono in nome di un io individuale e non di un io collettivo, e queste persone
fanno più danni di quelli che combattono. Io non sono migliore di chi combatto, ma mi sforzo di esserlo. Borsellino era un magistrato che aveva fretta. Me lo ripeté più volte una settimana prima che venisse ucciso in occasione di una richiesta di una mia intervista. Ecco, la sua fretta deve diventare la nostra fretta, affinché, come recita la fiaba di Rodari interpretata da Fiorella Mannoia, si diffonda il bacillo della verità. Chiamare le cose con il loro nome, credere che non ci sono intoccabili, la sola ad essere intoccabile è la verità, e chi non mi crede non ha capito niente. Grazie, grazie Sandra. Adesso dall'ultimo c'è anche venuto a trovarci Aldo Busi. Mi ha detto, ma quello che dico io, ed è vero, lui lo scrive, non ha paura di dirlo, è uno che ha il coraggio di dire sempre le cose come stanno, ma io l'ho pregato lo stesso di venire qui sul palco a dirci quello fatto che scrive. Di legare le campane. Io non sono venuto qua per farmi ascoltare, sono venuto qua per ascoltare, non sono venuto qua per farmi dire grazie, bensì per dire grazie, esprimere la mia semplice solidarietà, perché questi uomini sono ammirevoli di fronte alle vessazioni che hanno patito, alle umiliazioni che hanno patito, lasciamo stare il dolore, a cui nessuno ha il monopolio, tutti i miei problemi sono rivelati nulli, perché la cosa bellissima di Salvatore Borsellino è che ha saputo articolare dalla rabbia condivisa un grande senso civile, e questo è per noi tutta una grandissima lezione. Qua nessuno è fanatico, qua nessuno è esaltato, qua nessuno istiga all'odio verso altri gruppi sociali, altre persone, altri individui. È per me abbastanza singolare essere qui a chiedere verità su un patto di mafia, direi tra lo Stato e l'antistato, più che tra lo Stato e la mafia, del 93, allorché io vorrei sapere qualcosa del patto fra lo Stato e la mafia degli ultimi 93 minuti. Perché se quel patto è rimasto occulto e resta occultato, vuol dire che il patto continua. No, è un sillogismo, non si inventa niente. Non voglio rischiare di peccare di protagonismo, io sono qua veramente per esprimere gratitudine e basta, non volevo neanche prendere la parola, poi Borsellino mi ha detto guarda che però è anche una mancanza di rispetto, vabbè, io ve la do la parola, però sostanzialmente voglio dire soltanto questo, che noi sappiamo perché siamo qui e sappiamo che cosa guadagniamo nell'essere qui, dobbiamo soltanto compiangere chi non è qui con noi e non sa che cosa ha perso e perderà. Io mi immagino, io l'ho già detto tante volte, non ho i figli ma ho i fogli e ognuno ha la propria prole, però mi immagino un genitore, e qua mi sento un po' molto papesco, malgrado me, malgrado le puttanate che ha detto ieri Ratzinger, insomma secondo me dovrebbe essere deportato, ma portatelo là in Germania, giudicatelo attraverso una corte marziale, non per crimini di guerra ma per crimini contro la pace, perché poi il marzo qui è tanto. E però i genitori, insomma, voi siete dei privilegiati, capito? Perché voi avete comunque un'allegria in più, avete l'allegria che è cavata dalle viscere, da una forza che è più forte di noi, perché se siete qui siete anche capaci di trasmettere questa energia anche ai vostri figli. Voi siete necessariamente tenuti ad avere dei figli più felici di quanti qui non ci sono, perché
perché si sono affogati nel cinismo delle ragioni cosiddette superiori, grazie alle quali continuano a commettere crimini assolutamente bassi, meschini, nefandi. Detto questo, ho detto tutto, mi sento veramente molto contento di essere stato qui, perché è anche un bagno di memoria. La memoria perduta si ribella all'oblio, che è una malattia tipicamente italiana, e qui io ho rivissuto tante cose che inevitabilmente si dimenticano, perché il tempo ci è veramente nemico, e soprattutto le istituzioni ci sono nemiche, perché sembra che il loro compito non sia quello di attivare la nostra mente civile, ma quella di spegnerla. Bisogna semplicemente liberarsi da queste istituzioni. Che sia anche questa una serata per una primavera italiana. Grazie. Grazie Aldo per non averci privato delle sue parole, della maniera in cui le sa dire, della maniera in cui ce le fa sentire. Adesso c'è una persona, il giudice, poi il posimato, io lo chiamo giudice anche se oggi è tornato a esercitare l'avvocatura, ma per me è il giudice il posimato, che io sono un ingegnere, io ho bisogno di gente del ramo per poter capire queste cose, e il posimato, il giudice il posimato mi aiuta a farle capire. Grazie. Mi sono preparato un po', per la verità, per evitare di uscire fuori dai limiti temporali che mi sono stati imposti, e quindi farò un brevissimo intervento, però vorrei fare un breve excursus un po' sulla questione delle indagini che sono state condotte da Borsellino e Falcone, prima che poi venisse fuori una parte della verità attraverso quelle intercettazioni che volevano precludere. Allora, io volevo dire questo, che nel momento in cui nel 2008 la Procura di Palermo, dopo 25 anni di depistaggi e di deviazioni sulle stragi di Capaci di Via D'Amelio, cominciava a fare luce su autori e mandanti occulti anche dentro le istituzioni, ed emergeva chiaro che Via D'Amelio era stato l'ultimo tragico e vergognoso episodio della strategia della tensione, iniziata a Piazza Fontana il 12 dicembre 1969 per alterare gli equilibri politici esistenti, e ci fece sperare che i colpevoli ancora in libertà venissero assicurati alla giustizia, cominciò l'isolamento dei magistrati di Palermo. E nel momento in cui si accertava che il momento delle stragi era nel fatto che Falcone e Borsellino avevano scoperto che insospettabili legami tra Cosa Nostra e l'alta finanza nel nord Italia, e che Falcone aveva scoperto l'esistenza di Glavio nel 1990 e voleva riaprire le indagini sui delitti Mattarella, la Torre e dalla Chiesa, che erano probabile opera di Glavio, che è un'organizzazione eversiva internazionale della quale fanno parte la CIA, i servizi segreti italiani, i poteri eversivi, Ordine Nuovo e uomini politici di destra, parte della Democrazia Cristiana di destra, questo è Glavio. Ebbene, questa Glavio ha avuto la responsabilità di molti dei delitti che sono stati commessi in Italia, come avevano capito Falcone e Borsellino. Ma vorrei anche dire che negli ultimi tempi una parte della verità è venuta fuori, e cioè è venuta fuori la verità che consiste nel fatto che le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e quelle successive del 1993 a Via Fauro e poi a San Giovanni, e la strage del 1994 all'Olimpico, erano tutte funzionali a un disegno politico, cioè a favorire
l'avvento al governo di questo paese di Silvio Berlusconi e della sua banda. Questo è stato detto da alcuni collaboratori di giustizia e queste cose sono state confermate anche da Piero Grasso, il quale non è sospettabile di essere un fazioso, ha detto che queste stragi sono sicuramente determinate da una volontà di imporre dei regimi politici diversi da quelli che la democrazia avrebbe consentito di imporre. Ecco, io però vorrei fare adesso una brevissima riflessione su quest'ultima vicenda che riguarda il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica davanti alla Corte Costituzionale e rispetto alla decisione della Corte Costituzionale, la quale ha citato l'articolo 271 affermando che le intercettazioni telefoniche intercorse tra Nicola Mancino e il Presidente della Repubblica devono essere distrutte. Secondo me è una decisione illegittima, è una decisione che contrasta con il codice di procedura penale che non è stato modificato. Perché? Perché non si può omologare il segreto professionale che appartiene agli avvocati, ai medici, ai sacerdoti, con un segreto privato del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è persona che gode dell'immunità politica, ma non dell'immunità penale. L'immunità, il Presidente, questo non lo dico solo io, lo dicono tutti i costituzionalisti che io ho consultato prima di fare questo intervento, pur rispettando ovviamente tutte le cariche dello Stato, a partire dalla Costituzione, al Presidente della Repubblica che è il primo garante della Costituzione. Per cui il riferimento all'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale è sbagliato. O la Corte Costituzionale ha abrogata e dichiarava incostituzionale una parte del codice di procedura penale che prevedeva e che prevede l'utilizzazione delle conversazioni anche casuali, quali quelle di cui discutiamo, oppure, essendo rimasto in vigore il codice di procedura penale, questa decisione è illegittima e questo lo ritengono il 90% dei costituzionalisti, da Zagreb Crespi a Callassere ad altri che io ho consultato. E quindi allora io credo, vorrei chiedere alle Agende Rosso e a Salvatore Borsellino se non sia il caso di proporre un ricorso alla Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo, perché ritengo che ci siano tutti i requisiti per fare un ricorso a Strasburgo. Ne ho parlato già con alcuni avvocati e c'è la necessità di fare in modo che le decisioni sbagliate anche della Corte Costituzionale siano sottoposte al vaglio della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Quindi io vi consegno questa mia proposta e spero che le Agende Rosse e Salvatore Borsellino, che ha fondato le Agende Rosse, possano valutare l'opportunità di fare questo ricorso, perché secondo me è fondato, non è un fatto demagogico, è un fatto necessario. Vi ringrazio. Sicuramente noi ascolteremo il consiglio, per questo dico che io ho bisogno di persone, di magistrati che ci possono dare dei consigli sulle vie legali da seguire. Noi ci mettiamo la lotta, ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la nostra pazzia nel continuare a gridare, continuare a chiedere giustizia, però abbiamo bisogno anche di questo tipo di supporto da magistrati come il Presidente. Adesso